ritrovati, nuova puntata insieme di Promotion. Cusano Italia TV è la televisione dell'Università Niccolò Cusano e uno dei mezzi che dà la possibilità all'Università Niccolò Cusano di darsi ulteriore visibilità e quindi di arrivare nelle case degli italiani, di arrivare ovunque. Potete vederci infatti sul canale 264 del digitale oppure sui vostri cellulari, sui vostri smartphone, scaricando la nostra app che è Cusano Italia TV. Voi sapete che tutte le settimane noi ci troviamo per raccontare di comunicazione, per raccontare delle dinamiche della rete, per raccontare come raccontarci in rete. Il tema di oggi è il personal branding, sempre esistito. Una volta il personal branding era la comunicazione che i professionisti mettevano in atto attraverso i volantini o attraverso la radio o attraverso la televisione e parlavano di sé. Oggi con la rete e con i social network ci viene data la possibilità di raccontarci in rete. Però perché il personal branding possa essere efficace bisogna mettere in pratica un vero e proprio piano editoriale. Ovviamente con l'aiuto degli esperti i risultati sono diversi e più incisivi. Spieghiamo meglio il significato del personal branding e i rischi del personal branding oggi e lo facciamo con il nostro esperto Daniele Di Giorgio, docente dell'Università Niccolò Cusano ed esperto di comunicazione. Ben trovato, professore. Buongiorno Annalisa e un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono. Il personal branding, tema importante oggi perché grazie ad internet è possibile aumentare la propria visibilità e dare comunicazione di sé attraverso un piano di contenuti. Non siamo nati tutti comunicatori, professore. Come muoverci? Come fare e come gestirci con il personal branding? È vero, hai detto una grande verità. Diciamo che oggi, grazie al personal branding, chiunque può diventare marketing manager di se stesso. Questo perché? Cerchiamo di definire insieme che cos'è il personal branding. Personal branding è un po' quella che può essere descritta come un'organizzazione, proprio una gestione strategica della propria immagine che si intende sempre da un punto di vista professionale, naturalmente, e quindi che significa promuovere se stessi, le proprie competenze, le proprie conoscenze, le proprie esperienze e quella che è un po' la propria carriera, esattamente come si fa con un brand. E dunque questo che cosa ci deve far capire? Che promuovere se stessi significa adottare le stesse strategie che si farebbe con una marca, quindi con un brand, utilizzando quindi le stesse leve del marketing. Quindi il personal branding è proprio un vero e proprio processo, prima cosa, di ricerca della consapevolezza di ciò che si sa fare. Quindi un professionista deve prima inquadrare con esattezza quelle che sono le proprie competenze. Dopodiché riuscirà a costruire una propria marca personale e riuscirà a comunicarla a quello che è il proprio target di riferimento. Tu prima citavi social media. Nel caso dei social media il proprio target di riferimento sarà una comunità di follower, quindi di seguaci. Questo dovrà cercarlo di fare nella maniera più efficace, quindi nella maniera quanto più penetrante possibile. Dicevo che devono essere utilizzate le tecniche del marketing. Perché? Quali sono? Quelle che sono le leve più conosciute, quindi la leva del prodotto, perché come dicevamo prima, attraverso il personal branding la persona diviene proprio vero e proprio prodotto, quindi si deve vendere, passatemi questo termine. E le altre leve sono quella del prezzo, perché naturalmente andrò a proporre la mia consulenza, i miei servizi attraverso un prezzo specifico che andrò a decidere in maniera preventiva. E poi le altre due famose P del marketing sono quelle del place e del promotion, ovvero quelle della comunicazione e della distribuzione. Quindi dovrò mettere in piedi tutta una serie di contenuti multimediali o non multimediali. Nel caso della multimedialità naturalmente si sposa bene con i media, quindi con i social media per esempio. E mettere in piedi anche una organizzazione per quanto riguarda la distribuzione. Quindi dove andrò a veicolare i miei contenuti? Sui canali social? Bene, posso utilizzare anche dei canali offline, come possono essere delle fiere di settore, degli eventi video ad hoc per presentare me stesso nel migliore dei modi. Oh, il personal branding quindi risponde alla comunicazione personale nel mercato del lavoro e riguarda, credo professore, mi corregga se sbaglio, sia i liberi professionisti sia i professionisti che operano all'interno delle aziende. Cioè io posso comunicare
me stessa come conduttrice radiotelevisiva dell'Università Niccolò Cusano, credo. In questo modo darò maggiore visibilità all'azienda, così come un conduttore radiotelevisivo che lavora come freelance potrà comunicare se stesso attraverso i social o tramite altri mezzi, di comunicazione, come dicevamo prima. È corretto? Sì, assolutamente. Per citare una frase di, diciamo, un famosissimo personal brand che è Jeff Bezos, che come forse molti sapranno è il fondatore di Amazon, lui definisce il personal brand come quello che la gente dice di te una volta che sei uscito da una stanza. Questa è una definizione che, insomma, amo sposare, che in effetti è proprio la conoscenza, la reputazione di ciascuno di noi che viene un po' fissata nella mente dei nostri seguaci o di chi ci ascolta. Quindi, come dici tu, può essere utilizzata sia per promuovere un'azienda attraverso una persona, come per esempio nel tuo caso, ma sia anche per promuovere se stessi nei confronti degli altri. Quindi ha un duplice scopo e un duplice valore. Per capire però ancora meglio che cos'è il personal branding, credo che sia il caso di dare una definizione anche del brand, che naturalmente proviene più da un concetto legato al prodotto, a una marca nello specifico. Quindi il brand è la sintesi, è la somma del prodotto più la comunicazione. Quindi non può essere un prodotto se non c'è una comunicazione, quindi non può esservi un brand. Questo perché l'ho voluto sottolineare? Proprio perché quando si parla di personal branding, ce lo dice anche il nome personal, diciamo si parla di una tipo di comunicazione che rende la persona proprio un brand, un marchio, ecco, per dirlo, per tradurlo nella nostra lingua, in italiano. Naturalmente questo marchio, quindi questa persona, dovrà avere delle caratteristiche precise che gli Certo, danno. l'abbigliamento, magari la voce, la propria storia Esatto. personale, sono tutti fattori che possono incidere nel costruire il proprio messaggio privato. Senta, professore, sa qual è il problema? Che oggi, ai tempi di internet, fare confusione è semplice, è un attimo. Noi stiamo parlando di personal branding. Come il concetto si sposa con quello degli influencer, se c'è un legame tra le due cose? Penso, mi viene da pensare, per esempio, che gli influencer hanno una comunicazione personal branding molto incisiva, è giusto? Beh, assolutamente, un influencer per essere tale e per essere considerato tale sicuramente deve lavorare molto sulla propria strategia di personal branding. E quindi come fa a mettere in piedi questo tipo di strategia che rende lui, in quanto persona, una vera e propria marca? Beh, diciamo si possono sintetizzare 8 step fondamentali. Allora, il primo step è quello di acquisire, come dicevamo prima, consapevolezza di chi si è veramente, mettendo da parte la soggettività, mettendo da parte eventuali filtri. Bisogna veramente capire chi si è, qual è la propria visione del mondo, quali sono i propri obiettivi, quali sono le proprie passioni, quali sono le proprie attitudini, qual è la propria storia, perché solo in questo modo si potrà ben comunicare quello che si vuol dire al proprio pubblico di riferimento. Il secondo step è costituito da cosa io, personal brand, io persona, dunque, posso offrire agli altri. Naturalmente questo dipende molto dalle mie abilità, quindi dal mio percorso di studi, da cosa ho imparato a fare, dalla mia esperienza sul campo, da eventuali, non so, master post-universitari, corsi di alta formazione, insomma, da tutto il mio bagaglio culturale e di studi che ho acquisito fino a quel momento. Dopodiché dovrò ragionare su come posso rendermi credibile agli occhi degli altri. Come faccio? Quando riesco a raccogliere tutti quegli elementi che garantiscono che io ho acquisito nel tempo determinate competenze, quindi delle vere e proprie certificazioni che naturalmente aumentano la mia credibilità. Il quarto step invece è legato proprio all'analisi del mercato, al benchmark esterno, per utilizzare un termine più tecnico. Che cosa si intende per l'analisi del mercato? L'analisi del mercato si intende guardare il mercato, guardarmi intorno, guardare quello che fanno gli altri. Prima citavi un influencer. Se voglio essere un influencer, mettere in piedi una mia strategia di personal branding, dovrò capire anche, vedere quello che fanno gli altri influencer relativamente alla mia materia, al mio argomento, come si muovono, che canali utilizzano. Questo perché se conosco gli altri, probabilmente riuscirò a migliorare anche la mia strategia, magari Quindi differenziata.
Non Quindi copiare. la differenza tra un influencer e un professionista che ha messo in pratica una strategia di personal branding è che l'influencer va ad agire sulle opinioni delle persone, quindi incide su temi che riguardano il dibattito pubblico, mentre il personal branding è una forma di comunicazione personale strettamente collegata al proprio settore. Prima parlavamo della radio e della televisione, quindi racconto me stesso rispetto al mio lavoro. Invece l'influencer fa un lavoro sulle persone da un punto di vista delle opinioni e dei fatti generici, credo, professore. Cioè, se Ma lei guarda, chiedesse ad un alunno, ad un esame, la differenza tra un influencer e invece un professionista che ha una buona comunicazione di sé, qual è la differenza? in realtà non c'è una grande differenza, nel senso che l'influencer è anche un personal brand, come Ah, dicevamo. ok. L'influencer, però nello specifico, gli influencer, per esempio, che utilizzano i media, come nel caso dei social media, naturalmente si specializzano soltanto sui canali digitali. Poi che cosa accade? Ci sono tanti influencer che, grazie a una strategia mirata di personal brand, riescono poi a vendere anche altri prodotti. Quindi non vendono solo il loro prodotto in quanto persona, loro stesso diventano un prodotto. Però poi creano anche degli ulteriori brand accessori, che però riescono a spingerli grazie al fatto che loro stessi, persone fisiche, sono diventati un brand. Spero di essermi spiegato, spero di Molto, essere. molto bene. I rischi sia dell'influencer che del personal branding sono quelli di apparire narcisisti e quindi di apparire agli occhi degli altri persone che parlano sempre solo di sé, troppo concentrate su di sé, troppo prese dal proprio ego e dalla propria personalità e magari finiscono per non raccontare la professione, che è quello che bisognerebbe fare, quindi il marchio, quindi il brand. Prima stavamo vedendo un video copertura che facciamo vedere ai nostri telespettatori, quindi vediamo insieme. Il video dell'esperta è Maura Manca che tocca proprio questo argomento. Vediamo. La rete oggi sta diventando il mezzo più efficace per arrivare alle persone, il mezzo più efficace anche per vendere i propri prodotti e in tanti casi per vendere anche se stessi. Anche la professione di psicologo, come tante altre professioni, stanno utilizzando sempre più di frequente la rete non solo per interagire con il proprio pubblico, ma anche per vendere un proprio prodotto. Stiamo parlando in un certo senso di personal branding, quindi anche di tutte quelle strategie che vengono utilizzate per vendere se stessi. La propria carriera, le proprie esperienze diventano in un certo senso il proprio brand. Quale può essere il rischio? Il rischio può essere che a un certo momento noi stessi diventiamo il prodotto. Per cui non parliamo più di un servizio che offriamo, ma la nostra persona, la nostra immagine viene esposta in maniera eccessiva e quindi prende sopravvento su quelli che sono i contenuti. E questo può far arrivare all'altra persona, far arrivare al pubblico, far arrivare all'altro un concetto che può essere anche errato, cioè che si sta facendo tutto questo per se stessi. Quindi non per i contenuti, ma per se stessi, per mettersi in mostra, per esporsi, e quindi si rischia anche di cadere nel vortice del narcisismo. Da un lato è estremamente frequente oggi essere etichettati come narcisisti, perché è una parola estremamente abusata e quindi basta anche solo mettere una foto di se stessi, ah, sei un narcisista, ti stai esponendo, e tutta una serie di critiche. Dall'altro però è molto difficile prescindere dalle due cose, perché comunque bisogna in un certo senso esporsi per poi parlare dei propri contenuti. Quello che forse è un limite che bisogna cercare di non superare è quello di evitare l'elogio di se stessi, ma di parlare di servizi, di parlare di contenuti o di ciò che si fa o di ciò che si sa anche, quindi della propria esperienza. Ma tante persone invece pubblicizzano semplicemente quello che sono elogi e quindi una sorta di ricerca di appagamento personale e di riconoscimento da parte dell'altro, per cui si rischia anche di confondere quello che è il prodotto e il servizio.
Però il limite è estremamente in tanti casi sottile, e a volte si mettono anche contenuti privati, contenuti anche di pazienti, di ciò che accade nelle consulenze, e questo però sta anche al buon senso dello psicologo, capire come usare questo come strumento, perché è uno strumento efficace che può arrivare e può far comunque capire che la psicologia non è così distante, ma è più a portata di tutti, e quindi abbattere un po' quei muri, evitando però appunto di utilizzarlo come un servizio personale per emergere e far emergere se stessi e non i propri servizi. Era Maura Manca, la nostra esperta, presidente dell'Osservatorio Adolescenza. Le abbiamo chiesto di spiegarci il rischio di apparire narcisisti, quindi il tema del narcisismo nel personal branding, quindi in rete. Lei appunto spiegava che bisogna stare lontani dal proprio ego, dalle proprie necessità personali ed entrare un po' più nel merito della propria professione, quindi dell'oggetto di sé che è dato dal lavoro che si sta svolgendo. Professor Di Giorgio, credo che lei sia d'accordo con il punto di vista dell'esperta. Assolutamente, bisogna, come ci diceva e come ci faceva capire l'esperta, bisogna evitare quanto più possibile la sovraesposizione di se stessi. Quello che un grande sociologo italiano, Vanni Codelluppi, definisce la vetrinizzazione sociale. Perché vetrinizzazione? Perché oggi c'è questa esasperata ricerca del dover apparire, di dover mess essere messi in qualche modo in vetrina. Però che cosa accade? Che spesso attraverso questa esasperata necessità si comunicano anche dei contenuti molto legati alla propria privacy, che creano in colui che riceve il messaggio un effetto contrario, nel senso che non interessano e quindi screditano, svalutano anche colui che invece è così ossessionato a dover comunicare anche, ecco, la propria privacy piuttosto che situazioni, ecco, estremamente personali. Non bisogna cadere in questo errore, bisogna, come dicevamo prima, essere consapevoli nel personal branding di ciò che veramente potrebbe essere utile a se stessi, ma anche agli altri, perché naturalmente una strategia di personal branding, non ci dimentichiamo che è una strategia commerciale, quindi a fini di lucro deve portare dei risultati profittevoli. Però per portare dei risultati profittevoli devo comunicare delle cose utili, delle cose che interessano, delle cose che affascinano, delle cose che piacciono. Se io invece mi vetrinizzo, per utilizzare un termine di Codelluppi, allora a quel punto otterrò probabilmente l'effetto contrario, un overbook informazioni che non interessano. Il confine è molto labile, professore, tra il racconto di sé e quindi il rischio di apparire narcisisti e interessare gli altri. Insomma, non è semplice mantenere un giusto distacco dal proprio ego e attirare l'attenzione degli altri. Ecco, non è facile. No, non è facile, e poi non ci dimentichiamo che oggi si parla molto di reputazione digitale, cioè la reputazione digitale di ognuno di noi deve essere sempre ai massimi livelli. Primo perché è giusto che sia così, perché insomma chiunque vuole avere una buona reputazione, vuole essere, diciamo così, percepito nel migliore dei modi come persona professionale, competente e capace. E soprattutto perché ci sono dei sistemi, non so se tutti ne sono a conoscenza, che attraverso il web, attraverso i motori di ricerca, riescono anche a verificare in tempo reale il livello di reputazione digitale di ognuno. Per cui siamo in qualche modo ancora più controllati attraverso questi meccanismi. E comunque, per tornare al personal branding, oggi è una sfida che un pochino tutti siamo chiamati a dover affrontare, perché a tutti i livelli possiamo creare una strategia di personal branding. Non bisogna essere necessariamente Jeff Bezos, come citavo prima, o Elon Musk, Sì, o professore, ma quanti lo fanno di fatto? Lei ha detto siamo tutti chiamati a raccontarci. Certo, un barista potrà raccontare come opera nel proprio settore, quindi come fa il proprio lavoro e avere più visibilità. Il conduttore televisivo fare lo stesso, il commercialista fare la stessa cosa, l'avvocato fare la stessa cosa. Tanti hanno una fan page, per esempio su Facebook, per dire, dove divulgano i propri contenuti o lo fanno attraverso il proprio profilo personale, però quel confine di cui parlavamo prima è veramente fragile, cioè raccontare il proprio marchio
e raccontare un proprio pensiero, un'uscita con gli amici, può confondere le cose e non avere un buon personal branding, insomma. Dico, quanti sono in grado di farlo? Pochi. Ah, insomma, seguendo un'attenta strategia lo può fare chiunque, naturalmente. È chiaro, bisogna poi dividere le due cose. Magari, ecco, creare dei canali specifici, non soltanto utilizzando Facebook, ma utilizzando magari LinkedIn, che come sappiamo invece è una piattaforma specializzata proprio nel, come dire, comunicare le proprie competenze da un punto di vista professionale. Quindi bisogna anche individuare il canale più adatto per fare questo. E poi nel momento in cui si hanno degli obiettivi ben chiari, chiaramente sarà più facile mettere in atto anche una strategia e mettersi proprio a scrivere un planning editoriale, un po' come funziona, tu citavi prima la radio, come funziona la televisione, si mette in piedi una programmazione Eh giornaliera, sì. Sì, no, canale certo, magari il lunedì si aumentato, divulga un contenuto, il giovedì un altro, quindi si fa un vero e proprio piano editoriale una cosa. Esatto. personale. Però dicevo, è molto molto difficile. Citava LinkedIn, su LinkedIn è più semplice mantenere una certa integrità con il proprio lavoro perché è incentrato unicamente sul lavoro. Su Facebook diventa più complicato, su Twitter ancora più complicato perché Twitter è il social dell'informazione, quindi su Twitter puoi divulgare notizie, foto, Certo. video, però le caratteristiche dei vari social network, TikTok per esempio, per niente, non ha per niente a Beh, che vedere, credo, nasco. con il personal Certo. branding. Voglio dire, le caratteristiche dei social ci possono aiutare più o meno a mantenere questa integrità professionale di cui noi stiamo parlando. Sì, assolutamente. Ci sono dei social network che non nascono proprio nello specifico per contribuire a diffondere una comunicazione di personal branding. Però, per esempio, prima citavi Facebook, Facebook lo potrebbe fare. Certo, non lo fa in maniera così completa e accurata come nel caso di LinkedIn, però mettendosi a fare una buona programmazione di contenuti, secondo me si può ottenere un ottimo risultato anche con questo tipo di social media. Chiaro è che bisogna però partire poi da, diciamo, i macro argomenti, le macro categorie di argomenti che si vuole condividere con gli altri, con i propri follower, e poi scomporli in modo tale che a seconda del giorno, come dicevi, della settimana, si tratterà una micro categoria di quel macro argomento, ecco, per intenderci. Spero di essermi chiarito, questo è essenziale. No, E comunque. infatti non è semplice comunque entrare nel merito di dinamiche che sono appunto molto delicate, che riguardano la comunicazione del proprio brand. La scorsa volta parlavamo dell'heritage, professor Di Giorgio. L'heritage è un modo per rafforzare il proprio personal branding, vero? Assolutamente, perché l'heritage non riguarda soltanto le aziende, ma riguarda anche le persone, nel senso che la storia di un'azienda equivale a una storia di una persona e viceversa. Quindi chiunque di noi che ha una storia da raccontare lo può fare anche attraverso il personal branding, naturalmente. E qual è l'obiettivo finale? Quello dell'engagement marketing. Abbiamo affrontato nell'ultima puntata anche questo argomento. Quindi la capacità di saper coinvolgere gli altri, di saperli rendere protagonisti della propria storia. Ognuno deve portare sul proprio palco, sulla propria rappresentazione, i propri follower, tale che questo engagement, questa sorta di comunicazione, non sia mai a senso unico, cioè dall'emittente soggetto, quindi in questo caso dall'emittente persona che vuole creare il suo personal branding al destinatario follower, ma sia una comunicazione a doppio senso. Quindi anche il destinatario follower deve essere in grado di poter interagire in tempo reale con la persona presente, per l'appunto. E quindi queste sono le dinamiche utili e importanti da seguire per un buon personal branding in rete. Farsi aiutare forse da un esperto o da un'agenzia di comunicazione può essere un modo un po' più giusto per comunicare bene se stessi, professore, a meno che non sia professionisti della comunicazione. Però, per esempio, io e lei siamo appassionati e interessati alla comunicazione, ma abbiamo un buon personal branding, professore? Io mi faccio prendere dai fatti miei spesso su Ma Facebook. chissà, sicuramente affidarsi a un professionista credo che sia la cosa migliore, perché ognuno deve mettere in campo le proprie competenze, naturalmente. Non si può pensare di fare tutto e di saperlo fare contemporaneamente bene. Ci sono delle professionali specializzate, per esempio, sul personal branding online, quindi
dei marketing manager orientati solo su la comunicazione di personaggi celebri, per esempio. E questo è uno dei modi. Poi ci sono anche delle agenzie ancora più strutturate, però ricordo che chiunque, studiando, per esempio, anche attraverso della manualistica di settore, quelle che sono le regole e le strategie, può diventare un ottimo marketing manager di se stesso. Oppure farsi cominciare facendosi aiutare e poi, una volta compresi i meccanismi, possiamo fare da soli. Grazie professor Di Giorgio, bella puntata anche questa volta sul personal branding. Promotion, la trasmissione che parla del linguaggio pubblicitario e della comunicazione. A risentirci alla prossima, buon lavoro. Grazie, arrivederci. A risentirci, noi su Cusano Italia TV ci ritroviamo presto, era un'altra puntata di Promotion, grazie per averci seguiti, restate con noi.